Hola, Aug, Babbani, Bischeri, Aug a tutti quanti. Sono tornato, ci sono? Ci sono? Mi sono mancato? Ditemi la verità, vi sono mancato? Sì? Io non ci credo, bugiardi che siete, bugiardi. No, ieri io semplicemente, ragazzi, ho fatto sciopero anch'io del tifo. Anch'io in un certo senso mi sono unito alla protesta della Curva Sud. Per me, giustissima, lecita. Non l'ho fatto né live reaction, né video pre-partita, né video post-partita. Mi sono astenuto perché volevo parlarne con calma. Anche se ci sarebbe poco da parlare, poco da dire, perché bastava la sigla che vi ho messo d'apertura e già lì quello è l'immagine che dice tutto di questo momento del nostro amato Milan. Allora, prima di tutto, primo, non mi piace che la gente se la sia presa con i giocatori. Sì, hanno giocato male, alcuni molto svogliati, giusto? Però le partite da ora alle prossime tre non sono più da prendere in considerazione. Andiamo avanti di rendita e forza di inerzia, perché ormai si è rotto tutto il giocattolino. Poi chi vuole andare via, chi vuole essere ceduto in estate, non si sa, lo vedremo, vedremo tutto. Molto però dipenderà dalla società, in primis. Poi, per quanto riguarda Pioli, io, ragazzi, no, io dico. Avete già detto in tanti voi, io uno che parte la formazione iniziale, a parte poi sempre questo gioco lungo, sempre sbilanciati, sempre che addirittura tutte le volte non è possibile che tutti i difensori che mettiamo, chi metti, non so buoni neanche uno. Mi sembra impossibile. Forse ve lo sarete chiesti, che avete iniziato a domandarvi dentro la vostra testa che magari è il modulo, il tipo di gioco fatto che vuole apportare alla squadra, che rende vulnerabili i nostri difensori e le rende soggetti ad errori. Poi vabbè, come ho detto, c'è anche la svogliatezza, perché ormai a me mi importava che ci mettessero gli attributi contro la Roma e nel derby, cosa che non hanno fatto. Se le mettevano ora, anche peggio, mi avrebbero fatto girare proprio coglioni. Così sono coerenti con il cammino fatto nell'ultimo mese o magari nell'ultimo anno, perché abbiamo rivisto la partita di ieri. È una rappresentativa di momenti della nostra squadra, dal prendere reti, subire reti, fare errori grossolani come il rigore concesso, a riuscire a segnare e ribaltare le partite per poi riaddormentarsi, per poi anche vedere scempi tattici dell'allenatore che non ha più niente da dire, confusione totale da quel dì, da quel dì. Ma la colpa però, vedete, è il problema che la curva sud non è che ce l'ha con l'allenatore e basta, e con i giocatori, perché sono stati da molti fraintesi. La curva sud ce l'ha con tutti: società, dirigenti, allenatore, giocatori, tutti responsabili, tutti. Non è che hanno escluso alcuni dalla lista, no, sono tutti sotto osservazione, sotto il mirino della tifoseria. È stata una sciopero, per quanto condivisibile o no, è stato uno sciopero del tifo, lecito, pacato, giusto, il giusto, con quelle cose scritte giuste e belle indirizzate al mittente, al destinatario, scusate. Poi, se dovesse continuare questa cosa, ragazzi, allora io avrei fatto già peggio, eh. Io avrei proprio vuotato lo stadio e messo solo gli striscioni. Proprio se devo essere proprio dritto, pane pane, vino al vino, acqua acqua, all'olio all'olio. Però io mi capisco e l'appoggio. Magari andava fatta anche prima, però è giusto, è giusto, è giusto. È giusto. Possono permettersi di protestare contro questa squadra e questa società, perché è inesistente. È inutile che mi venite a dire non c'è trasporto, non c'è passione, non c'è sentimento. No, perché non c'è la società che lo manda, non emana l'input. E di conseguenza va tutto a cadere come un castello di carte. I giocatori le risentono. Poi, io fossi Pioli, mi sarei già dimesso. Se ora devo rischiare, perché è un bel duro, Pioli. Perché io se devo rischiare, sentite bene, di fare da capro espiatorio adesso, con tutti gli errori che ho fatto nel corso di questi 2 anni, ma ora, in questo mese, devo fare io da capro espiatorio, quando la squadra è contro di me, quando la società non mi ha mai protetto, se non timidamente. E invece di prendere una decisione, come non l'ha mai presa nemmeno con lo staff atletico e tutti, devo stare io a subire, sono grato di licenziarmi se lo vogliono. Allora, però, come non lo fanno, io mi sarei dimesso. Avrei concluso dopo la Roma, via. Perché tanto ora non ha senso. Ultime 3 partite, 2 punti. Riuscirai a farli 2 punti in 3 partite? Anche con Abate, anche con Bonera. Perché i giocatori non sono tutto quello scarso. E mi fanno anche arrabbiare il discorso di che tanti tifosi, anche qui sui social, se la sono presi con Guaratiri, Bennacer, Tomori, Leao, vabbè, a casa a parte, è un caso da studiare, Giroud, che non è neanche solo colpa sua se lo mette e preferisce tenere in panchina gente come Chukwueze o Okafor, che sono in forma, è già un mese che
si ostina a tenerli in panchina quando si sarebbero serviti più per l'economia della squadra. Tante cazzate, tante. Ma se non c'è un manico che tiene, una società che non ha neanche un DS, come sostengono in tanti, gli do ragione. Perché quando c'era Maldini e Massara, certe cose non succedevano. Un po' di esperienza, sì, va bene, ma non succedevano. Ora siamo proprio in balia degli eventi. Perché non c'è il manico, non c'è quello che riesce a prendere una decisione e non sanno neanche da che parte farsi. Io ancora, in una piccolissima parte del mio cuore e della mia mente, spero ancora in Ibra, anche se lui è dipendente Red Bird, non Milan. Non siete dimenticato. Io spero ancora una piccolissima, ho ancora un piccolo bagliore di speranza su di Ibra. Se no, altrimenti, se anche lui non riuscirà ad andare a capo di tutta questa situazione, andatevene tutti. Andatevene tutti. Poi è inutile che mi incazzi, tanti sono rimasti sorpresi, sono arrabbiati per la prestazione. Ma che pensavate che partita era? Ma che pensavate che partita fosse ora, ormai? Che pensavate? Non potete lamentarvi ora. Queste sono le partite, vanno guardate e silenzio. E vanno come vanno. Basta. Poi per l'allenatore ne riparliamo, tanto qui la cosa mi sa siamo in alto mare, è lunga, è lunga. Comunque, lo so che vi sono mancato, like e campanellina, iscrivetevi al canale, lasciate like, tanto qui non finisce qui di certo. E dai, ci vediamo. Ragazzi, è così, ma che pensavate? Ma che pensavate? Che tutto insieme tornassimo a giocare per le partite che non contano più niente? Se arriviamo secondi o terzi, che cavolo di differenza fa? Fatemi capire. Ciao.